Bentornati al TG Mag. Stavolta l'impressione è che la guerra non la voglia proprio più nessuno. La sensazione è stata tangibile 2 giorni fa quando ci è giunta la notizia di 2 missili lanciati verso la Polonia. 2 morti, pochi, ma considerati da tutti un prezzo troppo alto da pagare. Sono state ore convulse durante le quali si è materializzato il fantasma della guerra che sarebbe stata inevitabile se effettivamente dei missili russi avessero bersagliato la Polonia, un paese che appartiene all'alleanza NATO. E nelle prime ore che hanno preceduto l'ammissione di esserci trovati di fronte all'ennesima fatalità dovuta a un tragico errore, il problema però rimane sempre quello di convincere il presidente ucraino Zelensky di sedere al tavolo delle trattative. In realtà si è avuta la conferma definitiva che una trattativa già esiste, però a portarla avanti sono solo russi e americani. Cosa si può fare per aggiungere nuovi posti a tavola? Nonostante le accuse di Zelensky e la paura di un conflitto tra NATO e Russia, le indagini sui missili caduti martedì notte su un villaggio polacco ad appena 6 km dal confine con l'Ucraina hanno dimostrato come essi fossero degli S-300 in dotazione all'esercito di Kiev, armi antiaeree usate per respingere un pesante bombardamento russo e cadute per errore in territorio polacco. Da subito il presidente Duda ha invitato alla calma, come l'americano Biden che, da Bali, ha definito improbabile un attacco in territorio NATO. Lo spettro della Terza Guerra Mondiale si allontana dunque, ma il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg, ha voluto sottolineare l'innocenza di fondo degli ucraini. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. E mentre la bandiera gialla e azzurra torna a sventolare su Kherson, russi e americani iniziano a parlare di pace. Per il presidente ucraino, però, sedersi al tavolo delle trattative potrebbe essere rischioso. Io credo che i margini di manovra di Zelensky siano zero. Da un giorno all'altro, dopo aver detto riconquisteremo anche l'ultimo centimetro, non so se è in grado di imporre una svolta a 360 gradi a quelle parti estremiste che certamente esistono. Ma l'arrivo del freddo rischia di schiacciare l'Ucraina tra l'esercito russo e degli alleati sempre meno disponibili. L'inverno, anche se sembra un po' paradossale, può effettivamente determinare un rallentamento delle operazioni militari, nel senso che il fronte prima o poi si stabilizzerà, soprattutto se gli americani e gli occidentali ripenseranno alla loro, diciamo, alle forniture militari agli ucraini. Si sono accorti che spingere Putin e i russi in un angolo cieco può portare delle conseguenze veramente molto catastrofiche. Senza gli aiuti occidentali l'Ucraina è morta. Ora come non mai, dunque, il futuro dell'Ucraina è nelle mani del suo presidente. E la notizia dei missili caduti sulla Polonia nella notte tra martedì e mercoledì ha interrotto il sonno dei componenti delle delegazioni partecipanti al G20 a Bali, in Indonesia. La guerra tra Russia e Ucraina non era tra i temi principali per i quali cercare una soluzione immediata, però ha finito per monopolizzare la maggior parte dei discorsi. Che G20 è stato? Ce lo racconta la nostra Rachele Callegari, che è qui con noi in studio. Ben trovata, Rachele. Grazie, Matteo. Sì, un G20 che è stato il primo, quello di Giorgia Meloni, un G20 dove la guerra non doveva essere protagonista, ma non si poteva pensare che di guerra non si parlasse. Si è parlato di rifornimenti, si è parlato di guerra in Ucraina, si è parlato dei missili che sono caduti sulla Polonia. E proprio per fare un punto su quello che è stato il G20, noi ci siamo rivolti al nostro collega e analista politico Luca Sebastiani, che ci ha raccontato soprattutto la grande mancanza, quella che tutti si aspettavano, ovvero l'incontro fra Meloni e Macron. Dopo le tensioni che c'erano state sui migranti, infatti si pensava che Italia e Francia si sarebbero trovati, invece si è preferito scegliere la via del silenzio, forse, della diplomazia. Luca Sebastiani ci ha aiutato anche a fare il punto su uno degli incontri più importanti, quello con il presidente americano Biden. Possiamo dire insomma che questo G20 è stato il vero battesimo di fuoco per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
le relazioni tra Italia e Francia si sono un po', diciamo, non interrotte, però hanno avuto questo, diciamo, piccolo attrito, però nulla di insanabile. Chiaramente ci sono motivazioni sia da una parte che dall'altra per cui questo scontro si è venuto a creare, e tendenzialmente si risolverà, insomma, in un modo o nell'altro. C'è una volontà tendenzialmente europea a venire incontro alla, diciamo, per sanare un po' questa situazione tra Italia e Francia, creandosi, e quindi per mediare su questo tema dell'immigrazione. Il colloquio con Biden, secondo me, è servito molto per intanto far conoscere Meloni e Biden. Biden fin da subito, fin dal momento dell'elezione di Meloni, aveva, diciamo, chiaramente espresso la volontà di conoscere la nuova presidente del Consiglio per instaurare un rapporto, anche se chiaramente sappiamo le posizioni su molti campi sono differenti. Meloni a sua volta gli è servito per un accreditamento ufficiale. Sappiamo che durante la breve, in realtà, campagna elettorale, Meloni aveva cercato di rendersi credibile, di rendersi, diciamo, garante di un asse atlantista rispetto proprio alle sia cancellerie occidentali ma sia a Washington, e su questo appunto ha premuto molto. Questo primo incontro tra i due è servito anche per garantire appunto al nuovo governo italiano una linea netta, una linea sicura, soprattutto in politica estera. Avete visto i grandi della terra mostrare la loro disponibilità per risolvere il problema della bolletta energetica, un tema che inevitabilmente condizionerà anche questi primi mesi del nuovo governo Meloni. Intorno al documento economico e finanziario si gioca una delle partite subito decisive per la politica italiana. Secondo la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, nella prossima legge di bilancio saranno contenuti circa 30 miliardi, 21 finanziati in deficit e 9 dalla rimodulazione di altre spese. Gianni Trovati, che misure dobbiamo aspettarci per combattere il caro energia? Allora, sulle bollette, sull'energia, quello che si sta preparando è una prosecuzione per i primi tre mesi del 2023 degli aiuti che abbiamo visto in questi mesi nel governo Draghi e poi con il decreto aiuti 4 in perfetta continuità col governo Draghi. Quindi crediti d'imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas per quanto riguarda le imprese, ma anche i bar, i ristoranti, tutte le attività economiche, diciamo anche piccole, bonus sociale per le famiglie, quello che azzera gli aumenti per chi ha fasce di reddito, ora è misurato sull'ISEE, potrebbe cambiare, ma insomma le famiglie più povere, abbattimento degli oneri di sistema che riduce il costo delle bollette un po' per tutti. I partiti cercheranno di portare avanti le proprie politiche di bandiera, quindi pensione, ma anche flat tax. Di cosa si parla esattamente? Allora, per quanto riguarda le manovre di bandiera, bisogna stare molto attenti a distinguere i titoli dal contenuto. Allora, i titoli, per esempio, per le pensioni saranno quota 41, il contenuto reale sarà verosimilmente una quota 41, cioè la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità, ma con almeno 62 anni di età. Siccome 62 più 41 fa 103, la quota è quota 103, che è un po' più alta della quota 102 che era in vigore quest'anno. Flat tax, il titolo sarà flat tax, il contenuto invece sarà un piccolo aumento della soglia della flat tax degli autonomi. Oggi c'è la tassa al 15% fino a 65.000 euro, potrebbe alzarsi a 85.000. Sempre per gli autonomi, una cosiddetta flat tax incrementale, cioè per chi non aderisce al 15% di qui sopra, una tassa piatta del 15% solo sugli aumenti di reddito registrati nel 22 rispetto al massimo dei tre anni precedenti. Una piccola cosa che costa poco, serve a poco. Cosa resta? Resta un paio di miliardi con cui agitare dei titoli. E perché il lavoro sulle proposte legate al DEF non si riveli soltanto la fiera delle illusioni, occorre superare l'esame della copertura finanziaria.
ovvero in Italia nessuna legge che comporti delle spese o delle uscite può essere varata senza che sia stata prima identificata una copertura. Questo sarà l'esercizio durissimo ma inevitabile che ci accompagnerà da qui alla fine dell'anno. E restiamo sulla politica interna. L'opposizione, formata oltre che dai 5 Stelle e dal Terzo Polo, anche dal Partito Democratico, che sta vivendo una fase di assestamento. Infatti la cosiddetta rifondazione, considerata necessaria dai democratici, divideranno il proprio interesse tra il tema energetico e questo appunto della rifondazione dopo la batosta elettorale delle scorse elezioni politiche che ha visto le dimissioni annunciate da Enrico Letta. Qual è l'atmosfera che si respira davvero attorno al PD? Ci aiuta a capirlo il nostro Andrea Miniutti, che è qui con noi in studio e ha sondato un po' gli umori. Andrea, bentornato, e partiamo proprio da quello che succederà questo sabato, quando ci sarà l'Assemblea Nazionale, un incontro online con circa 1000 iscritti che non ha proprio fatto piacere a tutti. Sì, esatto Matteo, sono molti malumori all'interno del partito, in realtà sono molte anche le discussioni da un lato sulla leadership del partito e anche in realtà sulla natura stessa del PD. Comunque a inizio anno prossimo si andrà a riformare quello che è il congresso e anche la segreteria, verrà tutto quanto rieletto perché arriverà a scadenza naturale in quanto il mandato dura 4 anni ed era già il 2019 quando Nicola Zingaretti fu eletto. Comunque molti sono i dubbi su quello che sarà questo congresso, ma molti sostengono che essenzialmente sarà un passo fondamentale per la sinistra, e soprattutto sarà un'occasione, diciamo. Era nel 1989 quando si parlò di bolognine, infatti Achille Occhetto, l'allora segretario del PCI, diede una forte svolta a quella che fu la storia della sinistra, avviando in quella sede dell'AMPI, nel quartiere bolognese, la vita a un progetto di sinistra unitaria. E oggi molti si chiedono ancora che senso abbia. Per capire meglio comunque che aria tira all'interno del Partito Democratico, abbiamo parlato con la deputata Silvia Rogiani, che è anche in realtà la segretaria del PD metropolitano di Milano. E soprattutto abbiamo cercato di capire, secondo lei, qual è l'importanza del congresso in un momento come questo. L'opportunità, mi viene da dire, oggi del congresso sono due. Una discussione vera su chi siamo, su come vogliamo essere partito oggi nel 2022. L'altro tema ovviamente è quello della leadership. L'obiettivo del PD è proprio quello di raccogliere le migliori energie che ci sono nella società e rappresentarla nel suo complesso. Categorizzare la nostra idea di rappresentanza in modo troppo chiuso, secondo me, ci fa perdere di vista la complessità della società che noi andiamo a rappresentare. Certamente è più difficile, ma anche più sfidante. E dunque Andrea, quella del PD mi sembra di capire è una questione identitaria. Sì, esatto, diciamo che il bivio del Partito Democratico sembra essere chiaro. Da un lato continuare con questo processo di campo largo, potremmo definirlo, della sinistra, e quindi anche addirittura c'è chi dice che dovrebbe essere ancora più largo, ma non solo con le alleanze, ma proprio del Partito Democratico stesso. Dall'altra parte è quella di superare questa idea di una sinistra così ampia e così unita e quindi lasciare in parte quella, diciamo, l'ala dei centristi. Comunque abbiamo chiesto alla deputata Rogiani, secondo lei qual è la strada che dovrà intraprendere il Partito Democratico? Non chiudendosi su se stesso, ma prendersi verso chi ha voglia, ciascuno dal proprio ruolo, di portare un pezzettino di cambiamento nel mondo. Sicuramente ci manca molto la capacità di comunicare. Il PD ha un problema molto forte di riuscire a intercettare a livello, anche mi viene da dire, di sentimento, persone a cui noi ci rivolgiamo con le nostre proposte, che però forse ci hanno considerato poco credibili per rappresentarle, perché abbiamo governato nel tempo con un senso di responsabilità, con un po' tutte le forze politiche, dobbiamo dircelo, cioè abbiamo scelto la strada della responsabilità, che però non ha pagato, perché comunque ci ha fatto percepire meno netti, meno chiari rispetto a quello che avremmo voluto rappresentare. Il Partito Democratico è nato come un partito a vocazione maggioritaria, con l'idea di tenere insieme la rappresentazione, cioè la rappresentanza di più classi sociali, se oggi ancora possiamo parlare di classi sociali. Viviamo spesso attaccati alle parole, come se dovessimo ridurre la nostra esistenza a una formula definitiva.
Oggi la nostra vita è definita ibrida e sta a indicare come siamo sospesi in bilico tra il virtuale e una realtà che spesso facciamo fatica a comprendere. Stare nel mezzo non sarà uno scenario esaltante, ma forse dobbiamo iniziare a farci l'abitudine. È il tema attorno al quale ruota l'edizione di quest'anno di Book City Milano, che non è solo un'occasione per fare filosofia, perché resta un'importante rassegna sulle novità librarie ed editoriali del panorama italiano e non solo. Leggere vuol dire capire, intercettare il proprio tempo. Un libro è veicolo per più ampie navigazioni. Con questa frase è stata inaugurata l'undicesima edizione di Book City Milano al Teatro Dal Verme, che ha visto in dialogo Emanuele Trevi, scrittore vincitore del premio Strega nel 2021, e il norvegese Karl Knausberg. All'inaugurazione era presente anche il sindaco della città di Milano, Beppe Sala, che ha consegnato il sigillo della città proprio allo scrittore norvegese. La manifestazione si terrà a Milano dal 16 al 20 novembre con oltre 1350 eventi in oltre 290 luoghi. Per lei che cos'è questa vita ibrida? Mi sembrava giusto quest'anno fare una riflessione proprio sulla mescolanza, quindi ho declinato il tema proprio dell'ibrido, del vecchio significato anche sgradevole di bastardo, di meticcio, perché credo che sia la grande riflessione, insomma, che ci attende nel mondo a venire. Si è parlato di vita ibrida, ma che cos'è questa vita ibrida? Beh, come ha spiegato Melania Mazzucco, attorno al concetto di ibrido ci sono tantissime accezioni. Lei ha preso proprio quella più anche normale, no? Perché sono ibridazioni tra specie che possono diventare una metafora di tante cose, insomma. What is the meaning of hybrid life to you? Well, it's something very ambivalent. It's could be, you know, could be change, could be development, could be new things. It could also be terrifying and scary, and it's very good and very good for our time. And it's really something we have to investigate. Siamo frutto degli incroci di infinite storie, e quindi il futuro è più interessante del passato. E chissà che cosa genereremo adesso. E li avete sentiti i numeri di Book City, 3.000 gli ospiti annunciati, innumerevoli gli eventi, chissà quanti i litri di caffè consumati. Questa battuta ci aiuta a introdurre il prossimo servizio relativo a un altro degli appuntamenti che in questi giorni hanno animato la città di Milano. Parlo del Milan Coffee Festival, il festival del caffè, che è stata un'occasione per scoprire anche il futuro di una bevanda che per molti di noi è una vera e propria dipendenza. Ovviamente il caffè va bevuto rigorosamente amaro. Rigorosamente, no sugar in my coffee. Tutti pazzi per il caffè, che ha un retrogusto sempre più salato, fino a 1,30 € per una tazzina d'espresso al bar. Ma cosa c'è dietro? Rispetto del terreno e dei coltivatori. Questo è lo specialty coffee, tema forte del Milan Coffee Festival di quest'anno. Tra le tante curiosità anche la latte art, l'arte di decorare un cappuccino. Abbinamenti inaspettati e masterclass che abbiamo seguito per creare con il caffè drink particolari. Come nasce l'abbinamento tra caffè e cocktail? In Italia, per esempio, nasce a Livorno, con l'incursione degli inglesi a Livorno. I livornesi hanno voluto fare una rivisitazione, quindi hanno preso il punch che avevano portato gli inglesi, tolto il tè che loro utilizzavano all'interno e sostituito con il caffè. L'Italia e gli italiani, il caffè come lo vedono? Il caffè lo vedono solo come una bevanda, un espresso. Penso che dobbiamo fare ancora tanta cultura e spiegare tanto. A volte non si rendono conto anche del prezzo. Cioè, c'è un prezzo dietro una tazzina che non è un euro. Se il consumatore finale è attento, questo non solo ne aumenta la qualità della tazza, ma va a rafforzare una filiera molto più circolare, sostenibile, dove la parte ambientale viene tutelata, la parte sociale viene rispettata. In Giappone è sicuramente espresso molto meno consumati. Invece caffè filtrato, americano, caffè latte, cappuccino, sì, tantissimo. Per te caffè significa? Nonna.
Che per me caffè significa nonna, perché io avevo la mia nonna materna che era casertana. Lei aveva una torrefazione di caffè. Agricoltura e contatto umano. Caffè per me è famiglia, un rapporto vero, leale. È quello che poi provo a fare con i miei collaboratori, quello che provo a fare con i farmer, quello che poi provo a fare raccontando le mie oritazze e trovando la migliore estrazione per i miei clienti. Caffè non può mancare nella vita. E questa è una settimana decisamente strana per noi italiani, soprattutto per chi ama il gioco del calcio. Infatti in Qatar è in partenza il secondo mondiale consecutivo che vede l'Italia come non partecipante. Un evento che per la prima volta si disputa durante la stagione invernale per far fronte al caldo che ha causato già numerose vittime, soprattutto operai impiegati nella costruzione degli stadi e delle strutture necessarie. 8 stadi costruiti con il sangue di centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in un incubo fatto di sfruttamento estremo. Tutto questo per almeno 7 anni è stato ignorato, e sono stati 7 anni più duri. Successivamente nel 2017 è stata adottata qualche timida riforma, solo che nel 2020 questo processo di riforma si è bloccato. I lavoratori migranti non possono aderire ai sindacati e a questo si aggiungono 6.500 morti. Un numero abnorme. Se confrontato con le cifre ridicole presentate dalle autorità del Qatar, che parlano di qualche decina. Il Comitato Supremo le ha raccontato una versione molto edulcorata della realtà e a maggio di quest'anno Amnesty International ha chiesto formalmente alla FIFA di istituire questo fondo di 440 milioni di dollari per risarcire i lavoratori che hanno subito danni e le famiglie che hanno avuto vittime. Non c'è stata ancora una risposta ufficiale. A metà ottobre una dichiarazione vaga che il tema c'è e che bisognerebbe approfondire, ma nulla di più. Arrivano poi le dichiarazioni dell'ambasciatore Khalid Salman, che definisce l'omosessualità una malattia mentale. Almeno 2 articoli del codice penale del Qatar che criminalizzano la condotta omosessuale tra adulti consenzienti. Bisogna vedere cosa accadrà in queste settimane. Il rischio è che sotto i riflettori possa accadere poco o nulla. Il problema è cosa lasceranno in eredità questi mondiali quando l'attenzione sul Qatar non ci sarà più. Sarà un mondiale diverso, senza dubbio, che continua a trascinare una lunga coda di polemiche alle quali nessuno è in grado di porre la parola fine. E di questo mondiale ci siamo occupati anche noi, lo abbiamo fatto con uno speciale che potrete vedere qui su queste stesse piattaforme. In particolare abbiamo scelto i 5 motivi per non poter rinunciare alla visione della Coppa del Mondo nonostante l'assenza degli azzurri. E con questa prima anticipazione dell'aspetto meno agonistico, meno sportivo del mondiale, noi concludiamo questa edizione del TG Mag. Spazio ora alla controcopertina dedicata a Photo Vogue, una rassegna di eventi ispirati alla fotografia della più moderna delle arti, la moda. L'appuntamento con il TG Mag è per la prossima settimana e rinnovo l'invito a non perdere il nostro speciale Un Mondiale Imperdibile con Eugenia Durastante. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back.